La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione. No, questa è una bella e lunga storia, purtroppo anche vera, che inizia a metà degli anni 60, quando due uomini si incontrano, uno viene da Palermo, l'altro viene da Milano, si incontrano all'Università Statale di Milano, Facoltà di Legge, si chiamano Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, studiano legge, anche se sembra strano, no? Visto poi i comportamenti successivi, ma... Un caso di questo genere può sempre capitare. Non si capisce che cosa volesse dire. Gli altri non glieli hanno presentati. Nel 73 Berlusconi si fa la prima villa di una lunga serie e... Sono in molti a pensare che il processo non arriverà in fondo, che si impantanerà in una serie di rinvii, di cavilli burocratici, di legittimi impedimenti e che abortirà nel nulla per la scadenza dei termini. Però erano tutti mafiosi. In questi giorni il cavalier Berlusconi compie 15 anni di politica. Non sono un suo dipendente, Berlusconi! Anche lontano da Palermo, anche a Roma, Giovanni Falcone non molla. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine a punti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fighti e di famiglie sparse come tante mine, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figli di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con benedizione contro le istituzioni organizzate. Cosa nostra, cosa vostra, cosa vostra, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano noi. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta la mia ragione. Madonna, tutta, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa, se puoi decidere tu. È una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Grazie signor Giusto. Yeah.
siamo fortunatamente il secondo europeo, paese europeo più corrotto dopo la Grecia. Guardasse che io, da avvocato, non ho frequentato nessuna criminale che cosa conosce e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di cosa nostra. Non conosce questa organizzazione. No. Non sa nulla di questo. No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali. Ma ha sentito la televisione, i giornali, sì. Ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere per forza costretto a rubare. In nome di Dio, vaffanculo ai mafiosi. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.